Come ogni 27 di luglio, il ridente paesino di Montauro, comune collinare dell'area delle Soveratese, ha reso onore e celebrato il suo santo protettore, San Pantaleone. Pantaleone di Nicomedia, secondo la Passio, era un cristiano medico personale del Cesare Galerio, che subì il martirio durante le persecuzioni di Diocleziano. Patrono dei medici insieme ai santi Cosme e Damiano e delle ostetriche, è venerato come santo da numerose chiese cristiane ed è considerato uno dei 14 santi ausiliatori. Secondo la tradizione agiografica era figlio del pagano Eustorgio, uomo molto ricco di Nicomedia e di Eubula, che lo educò al cristianesimo. Successivamente si era allontanato dalla religione dove ha studiato medicina, arrivando a diventare medico di Galerio. Pantaleone è oggetto di venerazione in Oriente, dove viene chiamato il grande martire ed è invocato come taumaturgo. Sono in molti a seguire per ore la processione che si snoda nel pomeriggio per le vie di Montauro. Buona parte dei presenti partecipa a piedi nudi in segno di voto al santo, al quale si rivolgono con fede tutti gli ammalati. Assolutamente sì, oggi è una giornata di festa, la festa del nostro santo protettore, il giorno in cui tutti i montauresi, o quasi tutti, quelli che possono ritornare al paese, decidono di fare le ferie proprio in questo periodo per tornare a venerare il loro santo, il nostro santo. Oggi è stata una giornata splendidamente bella, anche perché abbiamo avuto la possibilità di ospitare le reliquie di San Pantaleone che si trovano nel convento dei monaci di Gerace e per volere di Dio, ma soprattutto poi perché il vescovo di Reggio Calabria, il nuovo vescovo di Reggio Calabria, Morosini, ha voluto che insieme all'assessore alla cultura della regione Calabria, Mario Caligiuri, hanno voluto che questa reliquia del 600 fosse presente qui a Montauro. Quindi abbiamo ospitato insieme al sindaco Varacalli, Pino Varacalli, quindi abbiamo accolto con trepidazione questa reliquia che abbiamo venerato e abbiamo baciato stamattina. Adesso si è conclusa la processione, ringraziando Dio tutto è andato bene, abbiamo fatto nella gioia dei cuori e quindi anche quest'anno siamo particolarmente felici di aver potuto onorare il nostro santo nel migliore dei modi. Ed eccoci con Don Leo Greco, parroco di Montauro. Don Leo, l'importanza di questa giornata per questo comune, Montauro, per questo centro storico così bello, così accogliente, ma non soltanto, per tutte le sue frazioni, anche quella balneare, erano davvero in tanti oggi a partecipare da ogni luogo, anche tantissimi emigrati di ritorno e tanti turisti provenienti da ogni luogo della Calabria. È proprio così. L'importanza non può essere circoscritta nell'ambito territoriale del comune di Montauro, noi saremmo sempre pochi, ma la forza della paesanità bella da montauresi che, o da gente che ha conosciuto, ha sentito parlare, anche c'era gente già stamattina, questa sera, che è cristiana certamente, di rito orientale ortodosso, che partecipa perché ecco, il santo Pantaleone è molto rinomato, molto conosciuto, molto invocato e per i montauresi molto desiderato. Thank you.